Conversazione su Tiresia, opera di Andrea Camilleri, ieri a Siracusa. Andrea Camilleri, uno dei più grandi scrittori del Mediterraneo, autore del Commissario Montalbano, ha calcato ieri sera davanti a un pubblico numeroso il palco del Teatro Greco di Siracusa in veste di attore, raccontando il suo monologo che medita sulla cecità e sul tempo. Chiamatemi Tiresia, sono qui per raccontarvi una storia. Tiresia è un personaggio della mitologia greca, un indovino cieco. La sua figura compare in numerose opere, sia antiche che moderne, di ben 63 autori. Viene citato nell'Odissea, nelle Metamorfosi di Ovidio, nella Divina Commedia, perfino in un film di Woody Allen. Nei secoli è descritto nei modi più disparati, con infinite manipolazioni, da dissoluto ermafrodita, che riusciva addirittura a godere di se stesso, ad allegoria di San Paolo. Nella sua conversazione solitaria, in una tranquilla notte d'estate, Camilleri dice al pubblico: «Volete sapere come è stato stracanciato nei secoli? Tiresia possiede il fascino dell'ambiguità, della doppiezza. È stato compiutamente sia donna sia uomo, ma soprattutto è cieco, come lo scrittore che in questa rappresentazione fa il punto della situazione su un protagonista letterario che è stato esaltato e bistrattato. E lo fa alla sua maniera, con riflessioni, citazioni velate o dichiarate da scrittori come De Filippo o Pirandello, disseminate un po' ovunque, analisi sulla memoria e sulla profezia». Chiamatemi Tiresia, partita con quel signore che ha scritto un romanzo su una balena bianca. Oppure Tiresia solo, per dire con qualche altro che forse conoscete. Ders mi diede da vivere 7 esistenze e questa è una delle 7, però non posso dirvi quale. Di sicuro, negli anni passati, qualcuno di voi avrà visto il mio personaggio su questo stesso palcoscenico, ma si trattava di un attore che impersonava me, mentre io, Tiresia, stasera sono qui di persona personalmente. Tutte le traversie che il mio personaggio ha passato nei secoli scorsi, e per fare il punto sul momento esatto nel quale da persona divento personaggio. Mi piacerebbe che ci incontrassimo tutti quanti qui in una sera come questa, tra 100 anni.